l'intervento come un evento pisano, devo dire la verità. La grandiosità, la maestosità e la bellezza di queste sale, accompagnata poi a quella anche che abbiamo alle nostre spalle, che mi auguro si possa anche vedere e di cui parlare. Appunto, ritengo che sia davvero un grande momento di recupero artistico per il palazzo e per la stessa città. Siamo nella sala del Consiglio, una sala affrescata alla fine del Seicento. Premessa dell'assessore Serfogli sulle diverse attribuzioni degli artisti che hanno realizzato questi affreschi murali, queste opere, questi dipinti murali, è ancora dibattuta, sono decenni su cui si interviene a discutere a quale artista poter attribuire queste opere. In realtà sono opere di fine Seicento e la data potrebbe essere davvero quella del 1693, e direi che sono opere si potrebbero quasi configurare come coeve. Le prime due che vengono realizzate sono quelle sulle pareti laterali, mentre quella è il terzo affresco, che viene realizzato appena un anno seguente da un altro artista fiorentino, che è il Pier Dandini. L'artista che realizza gli affreschi, diciamo, questi posti sulle pareti laterali, e appunto per il quale c'è sempre un dibattito aperto, a volte vengono attribuiti a Fardella, altre volte a Farelli, ma sarei più propensa ad attribuirli a Farelli, anche a seguito, diciamo, degli studi dell'Evelina Boreal, perché il Farelli viene menzionato nelle cronache e nelle fonti. E viene menzionato come persona incaricata nel 1692 di realizzare, di decorare, di abbellire la sala del Consiglio. Oltretutto, qualche breve iscrizione, qualche breve firma che viene interpretata come firma è che posta sugli affreschi risulta poter essere quasi un inserimento posteriore rispetto alla realizzazione. Però questa è tutta una discussione, diciamo, una problematica che affronteremo e di cui daremo delle notizie certe. Che dire? L'intervento è maestoso, è grande e problematico, eseguito con molta attenzione e molta cautela, e rivela via via, non ci dà mai delle certezze fisse, direi che costantemente si aprono dei fronti interpretativi. E qui abbiamo portato a conclusione il restauro del dipinto, grandissimo, però come è stato già detto, sono state messe in luce delle figure che una volta risultavano coperte e camuffate da delle sovradipinture. Incredibile è stato invece il rinvenimento di questa struttura, chiamiamola così, questo basamento, questo fregio maestoso, grandissimo, che pensavamo sinceramente, e che era coperto invece da delle specchiature geometriche come queste che vediamo qui in luce nel nostro percorso della sala. E pensavamo sinceramente, ci auspicavamo di trovarle anche sulle altre pareti, ma questo non è stato. Probabilmente l'edificio ha avuto talmente tante trasformazioni, e poi anche il passaggio delle catene, perché è stato incatenato nel tempo perché è stato interessato agli interventi strutturali corposi e massicci, evidentemente ha fatto sì che si fossero cancellate perlomeno delle decorazioni preesistenti, quelle che in qualche maniera si potevano sacrificare. Però direi appunto che in corso d'opera, quindi noi auspichiamo davvero ancora di trovare delle novità e su cui intervenire. Il cassettonato, anche questo, in realtà il cassettonato era stato già restaurato negli anni 80, sono stati dei consolamenti al solaio del piano superiore, pertanto c'era stato in corso d'opera un po' di danneggiamento del cassettonato, che insomma togliere anche il riduttivo, insomma si sono cancellate delle specchiature, ecco, delle riquadrature, e comunque dato in presenza di una decorazione così seriale intendiamo riproporla in maniera mimetica, oltre dopo aver ripulito dalle colature della resina. L'evento si svolge proprio a 360 gradi, quindi interesserà gli infissi, interesserà l'impianto di illuminotecnica, il recupero degli arredi, forse quelli più di pregio, alcune modifiche, come quella della pavimentazione, che vedete, una pavimentazione seminato veneziano, però ha delle lesioni, delle stuccature mal conservate, perlomeno delle integrazioni mal proposte, e allora si dovrà intervenire anche su questo. So che è una cosa, anche questa recente
eccetera. Come vedete, noi ci aggiorniamo giornalmente. Presidente Bracitozzi, perché questo intervento si fa grazie ad una delle intese tra Comune e Fondazione che sono volte alla valorizzazione del patrimonio storico-artistico. Questo è un patrimonio davvero importante. I fronti aperti nella collaborazione sono tanti, però ecco, mantenere anche un filo di iniziativa su recupero del Palazzo Gambacorti è di per sé importante, perché il valore anche civico è quello che sappiamo.